Una giornata davvero particolare quella di oggi, sia per i bambini delle scuole primarie e degli istituti del centro e delle periferie ospitati nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, sia per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che li ha incontrati in occasione di un percorso creativo di cittadinanza attiva proposto dal Teatro Stabile di Innovazione Ragazzi Le Nuvole. L'idea era quella di trasformare in realtà l'immagine di città ideale che hanno i bambini, non come gioco, quanto per un vero esercizio di drammaturgia partecipata, ispirata a testi come La città bucata di Satomi Ono, La città dei fiori di Evelyn Hassler e Le città invisibili di Italo Calvino. Lo scopo è stato quello di tracciare le linee guida di una città a misura di bambino, da discutere insieme e da presentare poi al sindaco sotto forma di suggerimenti e richieste, dall'utilizzo dello spazio urbano al tessuto di relazioni sociali fra cittadini, dall'equilibrio fra tecnologia e natura al rispetto per la memoria e per la diversità. Un esercizio di miglioramento civile che parte dal basso e che unisce teatro, democrazia e spontaneità. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno tirato fuori quelli che sono i loro desideri in relazione alla ricerca della concretezza del loro talento, e anche gli adulti, avevamo il sindaco ospite, hanno compreso che ascoltare veramente non vuol dire solamente sentire le parole, ma ascoltare quello che c'è dietro le parole e quindi poi metterle in azione e metterle in pratica. Voi per esempio tenete tante idee, qualche volta perché non me le scrivete? Dite alle vostre maestre, al sindaco, noi abbiamo avuto questa idea, lo scrivete al sindaco se magari l'ha avuta pure lui questa idea. Molto bello, io tante cose l'ho imparate ascoltando le persone grandi ma anche le persone piccole, anche i miei figli certe volte mi danno delle idee, quindi è importante ascoltare.